Allora, caro Bertinotti, lei dice, D'Addè ha scritto che l'ultima chance per un PD irriformabile è quella di sciogliersi, come fece nel 71 al congresso di Épinay François Mitterrand, e perché è un partito che proprio deve cambiare schema di gioco, deve ripartire da un'altra parte, appunto, un po' quello che diceva prima Minzolini rispetto al fatto che non si può tornare a un vecchio schema, bisogna immaginare tutto un altro schema. Però le chiedo, dopo il discorso di Letta, questo è un articolo che ho fatto prima dell'arrivo di Letta e del discorso di Letta, che è stato un discorso, come diceva Cuperlo, molto franco, anche molto, insomma, che non ha lisciato il pelo al partito, ai suoi difetti, alle correnti. Cosa pensa? Ci crede di più alla possibilità del PD di autoriformarsi o invece è ancora convinto che non ce n'è? Ma guardi, è spiacevole di fronte a un qualsiasi inizio non disporsi favorevolmente, immettere un sovrappiù di critica, lo capisco benissimo. Ma io credo che non vada spostato il centro dell'attenzione. Del resto, credo che sia stato proprio Letta, che ha detto anche cose interessanti. Ho sentito prima il discorso, i discorsi da lei. Io penso, come Cuperlo, che non ci sia nessuna contraddizione, anzi c'è una sinergia indispensabile tra i diritti della persona e i diritti sociali, e questa è la nuova frontiera. Ma appunto questa nuova frontiera da chi è esplorata? Allora, Letta ha detto il problema non è il segretario, ma è il problema di cambiare il partito. E poco fa Cuperlo ha detto è l'ultima spiaggia. Dunque, non sono così lontano. E vorrei dire che la mia, adesso chiamerò la proposta, è troppo, ma la mia suggestione dell'autoscioglimento è amichevole. Non contiene nessuna avversità, perché io so bene che dentro e dintorni di quel partito ci sono energie, sensibilità, intelligenze, che da lei in questo momento Gianni Cuperlo rappresenta al meglio. Ma la costituzione materiale di questo partito è impedente la riforma. Guardi, facciamo un esempio grande per far capire meglio quello che intendo. L'Unione Sovietica a un certo punto incontrò un demiurgo che poteva cambiarla, si chiamava Michael Gorbachev, e non bastò né lui né la perestroica. Quel sistema era irriformabile. Allora, tanti auguri a Letta, ma proviamo a vedere cos'è diventato il PD. Primo, nasce senza un'idea forte. Comunque, posso dire la verità, è una bella immagine, questa me la rigioco. Letta come Gorbachev e la sua segreteria come la perestroica del PD, onestamente ci ragiono. Grazie. Intanto proviamo a vedere cos'è diventato questo PD, rapidissimamente. Primo, nasce male. Non nasce su un'idea forza, su un programma con la P maiuscola. Vorrei ricordare che uno si intendeva molto di politica e diceva che il programma di un partito è una bandiera issata nella testa della gente. Questa bandiera non si è vista. Anzi, al posto dell'idea forza si è assunto un'idea di una cattiva debolezza, quella del governo, che è diventato, come dicono tutti ormai, l'alfa e l'omega dell'orizzonte politico del PD, il quale ha avuto la vocazione di essere il perno della stabilità del governo, del sistema politico, stabilità peraltro impossibile, va bene? Quando arriva il governo Draghi, non perché lo vuole, ma perché lui che assume su di sé il monopolio della stabilità, il PD subisce uno spiazzamento definitivo. Terzo, il PD, che è stato ricordato, non vince le elezioni da 15 anni e di più, si è separato dalla sua base sociale di vocazione. Quando si dice che è il partito del ZTL, non si dice una cosa offensiva, si dice una cosa purtroppo statistica. Nelle aree più drammatiche di disagio sociale, di crisi, di ribellione, la sinistra non è più percepibile da quel popolo. Guardate le elezioni americane, tutte ragionano su questo tema. Allora, questo PD ha cambiato la sua natura e è diventato, attraverso la governabilità,
una costruzione governativa. Terzo, la selezione del suo gruppo dirigente è inesistente. Non c'è né nella forma del contrasto delle idee, un congresso in cui uno vince e uno perde e quello che vince guida il partito e l'altro va all'opposizione. In un partito vitale come era il Partito Socialista all'inizio del primo centro-sinistra, poteva accadere che un monumento, il suo segretario Pietro Nenni, poteva andare in minoranza in un congresso. No, invece il PD ha un segretario che viene sostanzialmente assunto all'unanimità e la continuità. Questo è il vizio. Allora, si fermi. Ancora quello che dice Letta, io lavorerò in continuità. No, ci deve essere la rottura. La rottura, allora, mi piace molto perché se Bertinotti non era amichevole, invece che lo scioglimento, forse gli proponeva di mettere una bomba al Nazareno. Però insomma, vabbè, l'importante è che è amichevole Bertinotti. Sì, aspetti un momento perché deve restare ancora. No, ma è amichevole perché questo libererebbe le risorse. Lo scioglimento libererebbe risorse, potrebbe avviare una fase costituente. Comunque, di una forza di sinistra. Una cosa, per questo una è una mozione speciale, non dobbiamo spendere l'entusiasmo di Cuperlo. Cuperlo è un sacco di tempo che soffre, secondo me l'entusiasmo di Cuperlo di stamattina non va spento, però fermiamoci un momento perché devo andare in